ciao, sono sempre ancora io qui, sempre uguale. Sì, se vedete il mio video precedente, anzi, se avete visto il mio video precedente, sono sempre ancora conciata così, perché in una sera ho fatto tantissimi video. Insomma, non avevo voglia di cambiarmi, perché tante volte mi cambio, cambio gli orecchini, cambio il rossetto, non avevo voglia veramente, quindi ho detto vabbè, mi vedete un attimino uguale, però non cambia nulla. Allora, oggi con voi volevo parlare del contouring, quindi vi volevo far vedere un po' i prodotti che io uso per fare il contouring e consigliarvi appunto questi prodotti che io mi ci trovo benissimo. Quindi se cercate dei prodotti che facciano un contouring molto semplice, quindi che non sia molto evidente, vi consiglio questi prodotti che adesso vi farò vedere. Allora, partiamo subito da questa, che ho fatto anche una recensione, quindi nel mio video precedente, magari o ve lo lascio qui oppure giù nell'info box del video dove parlavo appunto di questa marca qui. Se volete fare un contouring molto professionale, direi, io vi consiglio questa, che poi tra l'altro non costa tantissimo, almeno io l'ho pagata forse ai tempi 13-14 euro, ma penso che i prezzi siano ancora questi, di questa marca qui. Insomma, se volete fare un contouring, avete a disposizione con questa palette tutto, quindi dal due blush alla terra, al correttore, all'illuminante, alla cipria. Insomma, io ve la straconsiglio perché mi sono trovata benissimo e quindi strafelice di potervela recensire anche e parlarvene soprattutto. Sono tutti in polvere, quindi non sono in crema. Quindi questa è la cosa fondamentale, perché magari, non lo so, se cercate qualcosa in crema, non ne ho tante, tante cose in crema, perché io utilizzo tantissimo le polvere. Poi, altro prodotto di cui volevo parlarvi, sempre in polvere, sono queste palettine della Kiko. Questo è il packaging, che sono veramente comode da portare in borsa. Quindi se volete farvi anche un ritocchino, avete anche lo specchio. E allora, questa qua è la terra, quindi la parte più scura e la parte più chiara, e questo è l'illuminante. Mentre questa palette qui avete proprio due blush, uno più chiaro e uno più scuro, uno è shimmer e l'altro è matte. E quindi io ve le straconsiglio, perché veramente viene un contouring bellissimo, molto semplice, molto naturale, poi da portare in borsa è molto comodo, quindi io veramente me le porto tutte e due così e me le metto nella borsetta, e ogni tanto quando voglio fare un ritocchino sono portata sempre di mano. Altro invece contouring, sempre in polvere, ma con un ottimo inci, che è molto importante anche quello, sono praticamente questi due, che sono della Neve Cosmetic, che praticamente abbiamo qui la polvere illuminante, mentre qui abbiamo proprio la terra, come vedete, scura. Allora, di questo kit di contouring, io lo chiamo così, veramente ne basta pochissimo. Vi faccio vedere come si apre. Avete questo qui che si gira, avete dei buchettini, e veramente con leggera pressione col pennello lo passate proprio leggermente così e vi si illumina tantissimo il viso. Ecco, io di questi qua mi piace tantissimo la terra, perché veramente la terra va a riscaldare e dà proprio addirittura quell'effetto abbronzato. Quando io la vado ad applicare, molti mi dicono: hai fatto la lampada? No. Mentre l'illuminante è parecchio illuminante, quindi se non state veramente attenti vi trovate la faccia molto molto luminosa, molto evidente. Quindi l'unica cosa che non mi fa impazzire è proprio l'illuminante, che se non state bene a dosare col pennello diventa, cioè, che uscite fuori sembrate tutte luccicose. Altro kit che io ho messo insieme per fare il contouring, questa volta liquido diciamo, perché questo qua comunque è compatto, un illuminante, è questo illuminante di Kiko, che come vedete è a stick, e dovrò andare a comprare la terra sempre fatta in questo modo, perché sono convinta che insieme alla terra sempre di Kiko sarà un contouring ancora più perfetto. Io però nel frattempo ho unito questo fondotinta, che è veramente scurissimo, già si vede, ed è la Shiseido ed è liquido. Quindi io tante volte unisco questi due prodotti insieme e mi viene un contouring pazzesco. Vi faccio vedere com'è scuro, veramente scurissimo. E anche qui mi dà proprio quell'effetto naturale.
Come vedete io come liquido per fare il contouring ho solamente questi due, perché preferisco appunto fare contouring con i prodotti in polvere. Infatti, come avete visto, ho parecchi prodotti per fare contouring in polvere. Adesso io ho fatto vedere quelli che secondo me sono i migliori e quelli che danno proprio quell'effetto naturale senza esagerare. Certo che se volete un contouring molto marcato basterà semplicemente dare un'abbondante quantità di prodotto per avere un contouring più marcato, anche se io non lo amo, perché sinceramente preferisco avere un bel contouring semplice ma che non si nota tantissimo, perché sennò veramente distruggiamo il nostro viso apposta di migliorarlo, secondo me. Quindi questo è il mio parere. E niente ragazze, questo è tutto. Spero che questo video vi possa essere utile e ci vediamo presto. Ciao!